Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo ciclo di seminari che inaugura oggi e che durerà per tutto l'anno solare 2019 con tre gruppi di appuntamenti, oggi con il professor Sandulli e successivamente con il professor Latorre e poi con Marta Cartabia che viene, come ben sappiamo tutti, dalla Corte Costituzionale in questa circostanza. Ringrazio molto l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che è qui rappresentato dal segretario generale Fiorin De Livigni, Ginello Preterossi, direttore di studi, ci sta raggiungendo a momenti e solo per il suo precedente impegno istituzionale che era inderogabile ho il grande piacere, oltre che onore, di presentare Aldo Sandulli che è oggi il nostro relatore. Questo ciclo di seminari è organizzato dall'Istituto per gli Studi Filosofici in collaborazione con il suo Rosso Albano in Casa e prosegue un dialogo che abbiamo iniziato in questo senso l'anno scorso quando si sono tenuti alcuni, riconosco alcuni borsisti che hanno partecipato alle lezioni dell'anno scorso, tra l'altro anche altri che hanno seguito quei cicli di seminari a spot, ma sempre con molta attenzione, e li saluto e li ringrazio per la loro presenza. Un ciclo di seminari che si è sviluppato l'anno scorso in due semestri, vivere la Costituzione in primavera e questione Europa in autunno. Abbiamo concluso quindi nel mese di dicembre l'anno solare parlando di Europa e lo riapriamo ancora parlando di Europa. È certamente una coazione a ripetere e anche una forse desiderio di insistere su questi temi che hanno, per quanto riguarda Europa e Costituzione, c'è una sorta di inversione, no? Dell'ordine che hanno suscitato certamente negli allievi ma anche in noi molti motivi di riflessione, ci hanno indotto a persistere, perseverare forse, dipende dai punti di vista, su questo tema, che è un tema oggi dall'air du temps forse anche troppo, sempre molto discusso a tutti i livelli, ed è proprio per questa ragione che c'è molto bisogno di pensiero su un tema che oggi ci impegna da vari punti di vista, non da ultimo per una consultazione elettorale che è molto vicina a noi e che ci riguarda tutti, studiosi o meno, e ci coinvolge direttamente come cittadini europei, lo dico senza retorica. C'è bisogno di pensiero su questo tema ed è per questo che abbiamo pensato ad Aldo Sandulli e agli altri relatori del seminario che ci aiuteranno a riflettere sicuramente sulla genealogia della crisi, perché di crisi si deve parlare purtroppo quando si parla di Europa. Il purtroppo è un'osservazione che tradisce, come dire, un approccio sociologico, ma insomma uno degli elementi che rilevano, almeno che sono stati il prodotto dei seminari dell'anno scorso, è certamente la distanza, per usare un termine neutro, fra gli auspici del progetto iniziale e la realizzazione successiva, almeno quella che noi oggi viviamo in questa stagione della lunga gestazione dell'Unione Europea. Quindi il professor Sandulli ci aiuterà presumibilmente a ragionare sulla genealogia della crisi, ma soprattutto in prospettiva, perché la ricostruzione degli elementi di crisi serve a una migliore comprensione storica del fenomeno, della sua radicalità storica, ma soprattutto a domandarci che fare per il futuro. Aldo Sandulli è un relatore particolarmente qualificato per questo tema di seminario, per i lavori di questi due giorni e del seminario in generale, è professore ordinario di diritto amministrativo nella facoltà di giurisprudenza del suo Rosso Albano in Casa, dove anche preside da due mandati con una particolare attenzione ai temi appunto del diritto in Europa, da ultimo concentrata in un lavoro monografico che ha appunto come titolo Il ruolo del diritto in Europa, che cito perché immagino sia la prospettiva dei suoi interventi di oggi e di domani. È uno studioso che si è formato negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, in Francia, ha insegnato in altre università italiane prima di approdare a Napoli. In queste, nelle discussioni che auspico, immagino, seguiranno i suoi seminari, ma per questo mi rimetto al relatore
che deciderà come organizzare la discussione con i presenti, lo invitiamo a ragionare appunto sul tema Europa e Costituzione, che tradisce fin dal titolo come dire, il doppio registro che tiene insieme questione della sovranità costituzionale, quindi statualità nell'ordinamento europeo, e dimensione sovra-internazionale dell'ordinamento comunitario. Fin dalla genealogia ovviamente di questo ordinamento, i modelli si sono come dire, fronteggiati e spesso hanno concorso, cooperando o anche in un regime di confusione talvolta, alla costruzione dell'ordinamento attuale, e quindi una ricostruzione della genesi dell'Europa così come oggi ci può forse aiutare a immaginarla domani. Dal punto di vista del nostro relatore, possiamo presumere che il diritto amministrativo svolga un ruolo, ma insomma sarà lui a dircelo, tipico, anche perché, come Sandulli si è trovato a definirlo in alcuni suoi scritti, il diritto amministrativo ha virtù espansive e proattive. Essendo proattivo, spesso costruito in antitesi con reattivo, possiamo sperare che sia per un amministrativista una leva, quella del diritto amministrativo, attraverso la quale costruire e immaginare una tendenza, una linea evolutiva dell'ordinamento europeo. Per essere proattivi, però, bisogna avere una visione, bisogna sapere dove si vuole andare, appunto il che fare di prima. Ci vuole un progetto, ci vuole una volontà politica che animi lo strumento giuridico, che di per sé si presta a quasi qualunque tipo di indicazione politica. Forse è proprio questo uno degli elementi di crisi, ma su questo direi che possiamo lasciare la parola ad Aldo Sandulli, ringraziandolo molto per la sua presenza oggi e domani e augurandogli buon lavoro. Prego. Grazie infinite alla professoressa Labriola per questa presentazione che diciamo sconta il velo di amicizia, per così dire, pluriennale. Io vorrei ringraziare innanzitutto l'Istituto Italiano di Studi Filosofici per l'alto onore che mi ha fatto nell'invitarmi a questi 2 giorni di lezioni, di seminari, e il titolo che ho scelto è questo appunto dell'eventuale, e si tratta di capire se vi sia veramente, contrapposizione tra Europa del diritto ed Europa dei popoli. In particolare cercherò di fermarmi sui seguenti temi: qual è la rule of law che scaturisce, diciamo, dall'ordinamento europeo? Esiste un deficit democratico effettivamente, e come può essere affrontato eventualmente questo problema? Qual è la legittimazione delle istituzioni europee nei riguardi degli stati nazionali e viceversa il ruolo degli stati nazionali nell'ordinamento? E ovviamente sono domande molto impegnative alle quali sarà difficile poter non soltanto dare risposta, ma affrontare con un certo respiro in questi 2 incontri, e si tratta di questioni che hanno accompagnato tutta la storia dell'ordinamento europeo e che tuttavia hanno conosciuto nell'ultimo periodo un nuovo sviluppo a seguito di una serie di eventi che si sono seguiti nell'ultimo ventennio e che conosciamo molto bene. Un allargamento forse troppo repentino della compagine europea, il tentativo di costituzione europea poi in parte fallito, la crisi economico-finanziaria che ha contraddistinto il passaggio a cavallo tra il primo e il secondo decennio di questo secolo, da qui poi i salvataggi di alcuni stati in crisi, con una serie di ricadute di vario tipo, tra cui lo sviluppo di politiche europee di austerità, la crisi dei migranti da un lato e quella dei diritti sociali dall'altro,
la scarsa tenuta democratica di cosiddette democrazie illiberali, la Brexit e altre forme, diciamo, di disgregazione poi di alcune realtà nazionali, quindi la fuoriuscita eventuale di stati dell'Europa e la crisi all'interno di alcuni degli stati membri, l'emergere di posizioni egemoniche e di movimenti populistici praticamente in tutti i paesi europei. Sono segnali quindi che inducono preoccupazione nel disegno, nel progetto europeo, e mi fermerò in particolare soprattutto su alcuni profili evolutivi dell'ordinamento europeo, in particolare nell'incontro odierno e in particolare per quanto riguarda il rapporto tra diritto ed economia, mentre nella giornata di domani diciamo, prenderò le mosse dal rapporto tra legittimazione tecnica e politica per poi fermarmi appunto su alcune asimmetrie e profili problematici del rule of law in Europa, mostrando, diciamo, dei punti di debolezza nel processo di costruzione del rapporto appunto tra diritto, economia e politica in Europa, ma anche le ragioni per cui poi questo disegno europeo costituisce una fonte di protezione e uno scudo protettivo proprio dei principi dello Stato di diritto, come cercherò di spiegare appunto soprattutto nell'incontro di domani. Ora, partirei dall'Europa del diritto, e cioè dalla tesi diffusa e consolidata per cui l'Unione Europea è edificata soprattutto su basi giuridiche, e quindi l'Europa del diritto, costruita su appunto fondamenta giuridiche, promuove l'Europa dei popoli. È ciò che emerge piuttosto chiaramente dai principali testi che hanno accompagnato la storia europea. Io adesso cito diciamo tre testi che conoscete benissimo, ma semplicemente per evocare le dichiarazioni, appunto, che a partire dalla dichiarazione Schuman del 1950, la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme, essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino innanzitutto una solidarietà di fatto. La solidarietà di produzione in tal modo realizzata, cioè quella relativa al carbone e all'acciaio, farà sì che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile ma materialmente impossibile, e questo getterà le fondamenta reali della loro unificazione economica. Così come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 parte proprio dai popoli europei, i popoli d'Europa, nel creare la loro unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Si riprendono poi le parole pressappoco dell'articolo 2 del TUE, con riferimento ai principi di democrazia e al principio dello Stato di diritto.
si pone la persona al centro dell'azione europea e quindi è necessario a tal fine rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale, eccetera. Nella Carta dei diritti fondamentali sappiamo bene che c'è anche un capo, un titolo, il titolo quarto sulla solidarietà, sui diritti dei lavoratori, la vita familiare e professionale, sicurezza sociale, assistenza sociale, protezione della salute, tutela dell'ambiente e così via. E ancora il trattato sull'Unione Europea come consolidato a Lisbona, fa riferimento ai valori dei diritti universali, dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto, ribadisce l'attaccamento ai principi di libertà, ai diritti sociali fondamentali, intende intensificare la solidarietà tra i loro popoli. E quindi poi da qui passa al rafforzamento, alla convergenza delle proprie economie, a istituire un'unione economica e monetaria, eccetera, eccetera. Nel TUE poi l'articolo 2 fondante è proprio quello che ricordavo prima con il riferimento specifico allo Stato di diritto. Quindi, diciamo, su queste fondamenta si costruisce l'ordinamento europeo e sappiamo anche che un ruolo fondamentale lo ha svolto la Corte di Giustizia europea nella costruzione dei principi, nella diffusione delle tradizioni costituzionali comuni. E si è sviluppato l'ordinamento attraverso la cosiddetta integration through law, Weiler con gli scritti sulla Costituzione europea, Alex Stone-Sweet con le sue riflessioni sulla costruzione giudiziale dell'Europa hanno dimostrato molto bene questo processo e quindi è consolidata l'idea per cui la Corte di Giustizia europea nel corso dei decenni ha costituzionalizzato il Trattato di Roma e nonostante il fallimento della Costituzione europea si è sostenuto appunto che TUE e TFUE come consolidati costituiscano nei fatti la Costituzione europea. Le istituzioni europee in ogni caso, come ho già detto, rappresentano uno scudo, cioè l'estremo limite di protezione rispetto alle lesioni dello Stato di diritto e qui ovviamente paradigmatici sono i casi di Ungheria e Polonia e in particolare sul caso polacco mi fermerò nella giornata di domani. Tutto bene quindi pertanto perché almeno una parte dei cittadini praticamente in tutti i paesi europei si sentono in un certo modo disconnessi dalle istituzioni europee, perché riemergono anche in Europa sovranismi, populismi che si pensava destinati ormai semplicemente ad argomento di studi storici. Ovviamente bisogna premettere che non è un fenomeno che non è limitato al solo continente europeo, si veda ad esempio la presidenza Trump negli Stati Uniti, ma sorprende poi che questo processo si stia diffondendo con rapidità anche in paesi che dovrebbero essere dotati di anticorpi sviluppati lungo tutta buona parte del Novecento. Quindi allora vi è da chiedersi perché le corde del diritto, l'assetto dello Stato
di diritto novecentesco e ancor più quelle dell'ordinamento democratico costituzionale della seconda parte del Novecento stiano vivendo una fase di difficoltà, siano sottoposti, come è stato detto, a uno stress test sotto i colpi del populismo contemporaneo. Uno tra i profili di maggiore rischio del populismo è, per così dire, dato dalla perdita dei freni inibitori del sistema ordinamentale, quindi a seguito del potenziale derivante dall'incontrollata volontà popolare, dalla perdita di effettività dei limiti costituzionali al potere politico, dalla circostanza che la democrazia in sé è potenzialmente in grado di trasformarsi in una dittatura della maggioranza, oppure addirittura può avvenire della più organizzata minoranza, e di esercitare una pressione materiale sul sistema istituzionale capace poi di portare al collasso l'intera struttura dell'ordinamento democratico. L'indebolimento del limite costituzionale, la perdita di effettività della democrazia costituzionale ha prodotto l'emergere dei nazionalismi. È paradigmatico da questo punto di vista il fenomeno della Brexit e dei suoi paradossali e sorprendenti anche stop and go, nazionalismi che si sono sostituiti anche in virtù della crisi economica agli assetti tradizionali del costituzionalismo democratico. In particolare ciò prende le mosse da una crisi della classe media, dell'elite, che si è tradotta in crisi dei corpi intermedi, dei partiti politici, e ha prodotto la riemersione di caratteri tipici della democrazia di massa. È stato affermato in un recente saggio che gli elementi di plebiscitarismo propri della democrazia di massa hanno preso il sopravvento sulle forme rappresentative di partecipazione alla politica da parte del popolo tutto, il che porta nuovamente alla contrapposizione tra due inconciliabili idee di Costituzione, una fondata sull'idea di equilibrio tra poteri in un sistema istituzionale plurale che condivide l'esercizio della sovranità separandola tra organi costituzionali distinti in un'ottica di reciproca limitazione e di governo delle regole, l'altra centrata sull'idea di una sovranità popolare illimitata, concepita in forme più o meno estremizzate, ma comunque libera da vincoli ordinamentali, da limiti giuridici, da interlocuzioni necessarie con istituzioni e apparati ordinamentali, organi e procedure legalmente predeterminate. L'esito di questa contrapposizione, essendo una forte caduta di legittimità della Costituzione e del sistema istituzionale di governo, ancorché rappresentativo, una crisi del rule of law e degli organi di garanzia e del rispetto dei limiti legali e procedimentali all'azione politica, ordine giudiziario, Corte Costituzionale, organi di garanzia politica, eccetera. La già denunciata riemersione di un'ipotesi di sovranità nazionale fortemente escludente e identitaria. E quindi, sì, in questo modo si porrebbe a rischio l'assetto democratico istituzionale per come lo abbiamo conosciuto nella seconda metà del Novecento, fondato su checks and balances, sul rule of law, sulle istituzioni di garanzia, su corpi tecnici indipendenti dalla politica. L'esigenza pertanto è quella di riconnettere il cittadino alle istituzioni e di risituare il popolo nella Costituzione, ricollegare quindi la società civile e le istituzioni democratiche rappresentative per il tramite di un rule of law comune e condiviso, e questo va fatto principalmente a livello europeo perché è lì che si è avuto il momento di rottura. Il ruolo del diritto in Europa dunque costituisce tuttora il fondamentale punto di equilibrio.
Ma come si è giunti a questo esito? Le cause vanno addebitate esclusivamente alla crisi economico-finanziaria che ha colpito a livello globale le maggiori economie mondiali, oppure vanno ricercate anche a livello europeo nel processo storico evolutivo che ha condotto all'attuale fase di sviluppo? La mia tesi è che certamente la grave crisi economica mondiale che ha seguito immediatamente il fallimento della Costituzione europea abbia dato, per così dire, una spallata importante, ma che le premesse vadano rinvenute più indietro nel tempo, per cui conviene volgere lo sguardo al passato alla ricerca delle ragioni appunto più profonde di questa disconnessione tra cittadini e istituzioni europee. Più precisamente, a mio avviso, occorre prendere le mosse addirittura dalle radici dello Stato di diritto per confrontarle con la diversa evoluzione dell'ordinamento europeo. Da questo punto di vista, il rule of law nello Stato moderno si è affermato come limitazione del potere del sovrano attraverso la sottoposizione di questo potere alla conformità alle regole. Si tratta di un contenuto minimo del rule of law, noi sappiamo ovviamente che poi si è sviluppato con ben altri contenuti, ma con questo contenuto il diritto può divenire strumento di dominio dell'autorità, nel senso che il detentore del potere utilizza il diritto quale infrastruttura per legittimare l'esercizio del potere autoritativo. Quindi in questo senso il rule of law potrebbe rappresentare pura forma un involucro esterno suscettibile di avere mutevoli contenuti. E per questo in uno sviluppo successivo si è affermato in un più complesso e sostanziale ideale con una oggettivazione di rule of law diversa rispetto alla nozione soggettiva continentale del Rechtsstaat. L'ideale di rule of law è così edificato su due pilastri: da un lato la sovranità del Parlamento e le politiche di governo dell'esecutivo volte a conseguire il bene comune, e dall'altro il ruolo del giudice indipendente e imparziale, degli altri organi di garanzia, che consente di ricostruire la coerenza del sistema. Sono due anime che devono vivere in costante equilibrio. Ora, l'evoluzione del rule of law ha condotto verso un'autonoma affermazione del diritto e dei diritti, in particolare nello Stato costituzionale, nello Stato del benessere del terzo quarto del XX secolo, fondata sul pluralismo costituzionale. E quindi da qui e poi il rule of law si è costruito sui caratteri della rappresentanza politica, per come lo conosciamo, della rappresentanza politica, della democrazia nelle sue diverse declinazioni, della libertà, della solidarietà, dell'accesso a un giudice indipendente e imparziale. E proprio nel periodo in cui il rule of law ha conosciuto il massimo sviluppo all'interno dello Stato costituzionale, si è evoluto l'ordinamento giuridico europeo. Ora, per valutare lo sviluppo del rule of law in Europa, bisogna proprio partire dalla distinzione tra l'ordinamento moderno dello Stato e l'ordinamento postmoderno europeo. Una prima distinzione riguarda l'assetto istituzionale, cioè la natura composita e diarchica dell'ordinamento europeo, che da un lato si è costruita sul paradigma della governance diffusa a multilivello e dall'altro però ha avuto sempre la costante presenza di un modello intergovernativo in virtù della centralità del riparto di competenze, un modello che tuttora condiziona poi l'assetto europeo e che anzi si è andato rafforzando negli ultimi anni. Ma c'è anche una seconda distinzione, la quale non è stata
messa adeguatamente in luce, che attiene al distinto patrimonio genetico dell'ordinamento sovranazionale europeo rispetto a quello dello Stato moderno. Lo Stato moderno nasce da un patrimonio genetico giuridico e filosofico, perché tra il 600 e il 700 il diritto era già scienza sociale antica e affermata assieme alla filosofia, e quindi è stato essenzialmente il diritto a guidare lo sviluppo economico, politico e sociale del continente europeo tra il 600 e il 900. L'economia era scienza ancora in costruzione, le fondamenta della sociologia sarebbero emerse più avanti, non che anche in quelle epoche le decisioni venissero prese dai governanti senza tener conto essenzialmente di fattori politici ed economici, ma si trattava di elementi di fatto non poggianti proprio su un apparato scientifico e metodologico, al contrario invece del metodo giuridico che si era sviluppato nello Stato moderno e era già caratterizzante, per così dire. E il genoma invece dell'ordinamento sovranazionale europeo è formato da invece una molteplicità di cromosomi. Alla metà del Novecento, accanto al diritto, erano già mature una serie di altre scienze sociali, l'economia, la sociologia, la scienza politica, la statistica, quindi proprio come metodi, diciamo, scientifici e finalità di carattere scientifico, e quindi da questo punto di vista l'Unione Europea è un ordinamento originale non soltanto per la sua natura sovranazionale e composita, ma anche perché è costruito da una pluralità di metodi delle scienze sociali, e tra queste in particolare l'economia. Con il modello funzionalista, infatti, si è perseguito l'intento della integrazione attraverso il mercato, in particolare cercando di attuare le teorie ordoliberali dell'economia sociale di mercato. Il compito del diritto in questo contesto è stato soprattutto quello di arginare, di veicolare le spinte dell'economia a livello sovranazionale e della politica, soprattutto proveniente dagli stati nazionali, e di dare forza di costituzione materiale al processo di integrazione economica, proprio quella integration through law di cui ho parlato prima attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Ma il genoma duale ha comportato che la produzione di regole sia stata intesa dagli operatori quale insieme di incentivi e sistema di costi e benefici che guidano i loro comportamenti in termini di vantaggi e svantaggi economici e di rapporti tra fini e mezzi. Quindi in termini di rapporto tra, diciamo, effetto utile, effettività, efficienza, economicità da un lato e di proporzionalità, convenienza dall'altro, e quindi con prevalenza di un metodo, per così dire, empirico. Questo si evince anche dal fatto che le tesi principali della costruzione europea che sono state sviluppate nel corso dei decenni sono tesi poi improntate soprattutto all'influenza delle scienze economiche e politologiche, la tesi neofunzionalista, quella del liberalismo intergovernativo, quella della multilevel governance, la teoria del nuovo istituzionalismo, la rational choice institutionalism, e fino ad arrivare alle forme di integration by stealth sviluppatesi negli ultimi anni. A parte, diciamo, la tesi federalista del Manifesto di Ventotene, quella della integration through law di cui ho parlato in precedenza, queste tesi sono tutte connotate molto da contenuti di carattere economico e politologico. E quindi occorre chiedersi se questo diverso patrimonio genetico poi abbia determinato
una distinta attitudine funzionale degli ordinamenti statali e dell'ordinamento europeo, e cioè del modo in cui ciascun ordinamento e le corti che ne fanno parte poi guardi ai diritti fondamentali e ne garantisca la tutela. È una questione giuridica che è stata definita in diversi modi, ad esempio della non coassialità tra ordinamenti oppure della sostenibile diversità tra gli stessi, e il riparto di competenze tra ordinamento europeo e stati nazionali ha certamente accentuato questi problemi. Le politiche economiche sono state disegnate per lo più da organismi tecnici a livello europeo, mentre le politiche sociali sono state lasciate agli Stati, ma con i vincoli rigorosi di finanza pubblica da rispettare. E in particolare c'è da chiedersi se l'approccio funzionale non abbia inevitabilmente orientato verso il mercato e verso l'articolazione dei modelli economici lo sviluppo del diritto europeo, in modo da orientare le istituzioni dell'ordinamento europeo a scapito delle politiche sociali. Questo si può riscontrare in alcune pronunce dell'ultimo decennio della Corte di Giustizia europea, quale ad esempio quelle relative al caso Schmidt-Berger sul bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e libertà di circolazione dei beni. Ma anche nei casi Viking, Laval, Ruffert sul social dumping, e questo investirebbe anche la Corte di Giustizia europea, la quale in un certo senso sarebbe naturalmente orientata a custodire in via prioritaria le quattro libertà degli operatori del mercato, per cui poi la tutela assicurata ai diritti sociali è di ordine riflesso, di carattere derivato. Questo lo possiamo vedere ad esempio anche dal caso Pringle del 2012, dove appunto si avverte una certa dequotazione dei contenuti della Carta dei diritti fondamentali, ovviamente sulla motivazione formale della distanza tra il trattato sul MES e invece la Carta dei diritti fondamentali stessa. Di qui quindi l'esigenza per le corti costituzionali degli Stati membri di difendere poi il rule of law come sviluppatosi nel loro ordinamento attraverso meccanismi giurisdizionali, quale quello ad esempio dei controlimiti. Questo approccio funzionale pertanto costituirebbe una tra le maggiori ragioni di disconnessione tra istituzioni europee e cittadini. E certamente va ricordato quello che abbiamo detto all'inizio, che questa visione è senz'altro parziale, perché le istituzioni europee e la Corte di Giustizia non rappresentano soltanto un diverso modo di sviluppo del rule of law, ma anche uno scudo per la tutela dei contenuti fondanti del rule of law europeo, sia presso gli ordinamenti degli Stati membri, sia presso l'esterno, le organizzazioni internazionali, ad esempio. Ne costituiscono esempi significativi il caso CADI, per quanto riguarda la tutela del rule of law al di fuori dell'ordinamento europeo, sia, come dicevo, i recenti casi di Ungheria e Polonia per quanto riguarda la tutela del rule of law all'interno dell'ordinamento. E si può guardare poi a questi casi anche da altra angolazione, cioè come proveremo a fare domani, cioè se l'ordinamento europeo poi applichi a se stesso i medesimi parametri con la medesima forza che applica verso l'esterno e verso gli Stati membri. Su questo appunto mi fermerò in particolare nel
nella lezione di domani, mentre invece vorrei riprendere il filo del ragionamento relativo al percorso di integrazione in chiave economica. Nel processo appunto di sviluppo dell'ordinamento europeo si è passati dalle influenze delle tesi ordoliberali della scuola di Friburgo a quelle del neoliberismo della scuola di Chicago, e da queste complesse linee di sviluppo si è affermato poi un nuovo rule of law europeo che da un certo punto di vista, dal punto di vista più strettamente giuridico, nasce, come è stato detto in un saggio sulla legalità, già ibrido, si dice, la sua legittimità non viene solo dall'auctoritas, il diritto legislativo formalmente valido, ma anche e soprattutto dalla ratio, i diritti e i principi sostanziali e procedurali di giustizia. E quindi il passaggio, come ricordavo prima, è dallo Stato di diritto continentale alla comunità di diritto fondata sul rule of law, individuata dalla Corte di Giustizia attraverso l'integration through law. Ma è una legalità che è nata ibrida anche e soprattutto per il patrimonio genetico duale che si è descritto prima, un modello generato dall'impianto funzionalista delle origini che si è sviluppato nel mercato e per il mercato, e usufruendo di metodi per lo più economici, e dopo un primo periodo di equilibrio nell'ultimo quarto di secolo l'economia ha assunto una posizione dominante. La particolarità dell'evoluzione intervenuta nell'ordinamento europeo è che il metodo economico ha perforato, per così dire, lo spazio giuridico tramite un processo di giuridificazione. Il diritto è stato utilizzato quale infrastruttura per diffondere strumentalmente lo stesso in seno all'ordinamento. È quello che uno studioso recentemente ha ben definito un processo di legalità liminale. I precetti manageriali sono stati tradotti quindi in principi giuridici, e questa giuridificazione, concentrando l'attenzione sulla razionalità economica, ha trasformato i contenuti e la nozione di legalità. È stato rilevato da uno studioso che precocemente ci ha abbandonato, Antonio Romano Tassone, che se l'agire legale non è più sinonimo di agire efficiente, è allora fatale che sia quest'ultimo a ispirare la ricostruzione giuridica dell'azione amministrativa. L'efficienza giuridificata ha prodotto la deviante trasformazione del carattere necessariamente dinamico di un processo economico, quello del risultato da conseguire in un dato prescrittivo e formale, ingessandolo e mutandolo nel legalismo, con la conseguenza di determinare un cortocircuito logico e di sistema. Questo modello regolativo, che vede operare in modo indistinto forme di hard e di soft law, poi dà vita a una serie di paradossi. Attraverso norme si produce una deregulation che consente agli organismi dotati di competenze prettamente tecniche di poter usufruire di spazi di discrezionalità, sicché il potere discrezionale è ormai notevolmente ridotto per le amministrazioni nazionali, ma è recuperato in favore delle istituzioni a formazione tecnica di livello europeo. È stato detto in proposito che se la regolazione giuridica di matrice pubblicistica si svolge essenzialmente sulla base del binomio conformità-difformità di condotte e atti rispetto alla norma giuridica, la nuova governance ruota invece in ampia misura intorno a valutazioni, ossia intorno alla diversa coppia concettuale riuscita-fallimento delle prestazioni economiche degli Stati e quindi delle politiche programmate o implementate. E in questo senso vi è da chiedersi se le fiscal rules europee
nell'ambito del sistema euro siano ormai divenuti elementi del rule of law dell'Unione Europea dal momento che vincolano i governi degli Stati membri, e in un certo senso si può presumere che ciò sia avvenuto quantomeno sul piano formale, mentre sul piano sostanziale, trattandosi di regole a bassa legittimazione democratica, poi sono inidonee a qualificare il rule of law in senso proprio. Se questo tentativo di ricostruzione può reggere, allora devono rinvenirsi nelle radici storiche evolutive dell'ordinamento europeo una serie di motivi che hanno condotto alla disconnessione tra cittadini e istituzioni europee, di qui tra cittadini e istituzioni nazionali, con spinte e pulsioni ancestrali che minano pericolosamente l'indipendenza di organismi tecnici e di giudici attraverso influenze della politica, e mentre invece vedremo anche nella giornata di domani che salvaguardare l'indipendenza degli organismi di carattere tecnico e soprattutto l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi giurisdizionali è un elemento fondamentale per la tenuta del sistema. Ne deriva quindi che al fine di rafforzare gli anticorpi sia necessario procedere a un sostanziale riassetto, un processo di riflessione sulla struttura dell'ordinamento europeo che sia volta a modificare alcuni degli elementi distorsivi e aspirando al perseguimento delle finalità declinate in apertura dei principali testi che connotano l'ordinamento europeo, perché abbiamo visto che in testa a questi documenti che abbiamo letto vi erano indicati una serie di valori fondanti. Insomma, una serie di accadimenti che si sono succeduti nell'ultimo quarto di secolo in particolare sono tra le cause di emersione della crisi, ma le cause vanno poi rinvenute in modo più profondo nella costruzione stessa dell'ordinamento europeo. L'attuale crisi sta indebolendo alle fondamenta il modello sociale democratico, che è la costruzione più rilevante, originale, che sia stata tentata nel corso degli ultimi secoli. E si tratta certamente di un ordinamento europeo che va modificato nel suo assetto e che tuttavia occorre tener stretto, e in particolare gli ordinamenti nazionali che ne potrebbero subire le maggiori conseguenze negative dovrebbero far questo, e vedremo domani in particolare quali siano le ragioni che spingono in questa direzione. Insomma, la situazione critica è difficile che si possa risolvere con meno Europa, ma con probabilmente una maggiore integrazione europea, ma in un'Europa diversa, che sappia guardare maggiormente al complesso delle politiche e quindi anche a quelle di solidarietà e di diritti sociali, e che sia meno fondata e influenzata dalle indicazioni dell'economia, che ovviamente naturalmente hanno costruito fin dalle origini l'ordinamento europeo. E quindi io direi, in questa prima metà
del percorso che abbiamo fatto, che occorre un mutamento di visione, ma per proseguire un processo a formazione progressiva, abbandonando il quale invece gli orizzonti sarebbero particolarmente preoccupanti. Grazie. Grazie infinite ad Aldo Sandulli per questa conversazione così densa e così ricca di temi. Devo dire che insomma, non è neanche semplice rintracciare proprio la ricchezza di questo suo intervento, tutti i temi che si sono avvicendati, però quello che credo sia emerso agli occhi di tutti è la tessitura che tiene insieme i molti aspetti di un problema che è complesso ed è articolato perlomeno su due registri, quello nazionale e quello europeo, come dicevamo prima. Sono due ambiti che entrano profondamente in comunicazione nella loro crisi, tant'è che il titolo del seminario di oggi si sarebbe potuto leggere anche senza punto interrogativo, forse sarebbe stato un po' più disperante, ma non molto lontano, credo, dalla realtà. Il punto interrogativo ci dà una speranza, diciamo così, che il relatore ha confermato anche alla fine del suo intervento, perché mi pare che la chiusa sia una presa di posizione abbastanza netta sulla opzione appunto europeista che viene riaffermata. Nei nostri ragionamenti anche qui all'Istituto l'anno scorso su questo tema sono emerse più volte opzioni diverse, per esempio, che invece dichiaravano senza tutto sommato appello la necessità, l'opportunità, ma più che altro la ineluttabilità di una dissolvimento l'Unione Europea così come è stata realizzata, poi sul piano degli effetti, che è quello che ahimè conta oltre alla sua concezione genealogica. Quindi questa presa di posizione invece colloca il discorso che si sviluppa in questi due seminari in una prospettiva molto, molto precisa, remain, diciamo così. Leggevo l'altro giorno che ormai è un neologismo, to Brexit è diventato un verbo, cioè uscire ma esco ma quasi quasi rimango, che insomma è particolarmente significativo. Quella vicenda è veramente sintomatica di molte delle cose di cui ci ha parlato Aldo oggi, perché paradossalmente c'è una decisione popolare adottata attraverso lo strumento referendario che è chiarissima, che dà un'indicazione ineluttabile come avviene quando c'è una logica binaria, quindi richiede di essere attuata, e il paradosso risiede nel fatto invece che il luogo della dimensione politica per eccellenza, le istituzioni parlamentari, sono in un guado apparentemente irresolubile, che ormai assume profili veramente inquietanti anche credo per gli stessi britannici, dotati di una flemma invidiabile dal mio punto di vista. E quindi c'è una plastica evoluzione sotto i nostri occhi di che cosa significa anche eventualmente la dissoluzione di un ordinamento europeo, o comunque l'esercizio di una forza centrifuga rispetto all'ordine che finora ci appartiene. È anche complicato uscire, non solo entrare o rimanere, ma soprattutto è paradossale vedere la crisi della politica nelle sue istituzioni rappresentative, che non riesce neanche a realizzare nelle modalità una decisione adottata nelle forme della democrazia diretta, che certamente non implica un iter semplice, ma che è un'indicazione abbastanza ineluttabile. Il problema della ricchezza di questa lezione è che ci sollecita da moltissimi punti di vista, quindi elimino il problema alla radice e non farò un riassunto della lezione di Aldo Sandulli, che non lo merita, soprattutto voi non lo meritate, e invece cederei la parola se c'è qualcuno che vuole intervenire per aprire una discussione, un ragionamento, un dibattito o anche semplicemente una richiesta di sviluppare ulteriormente alcuni dei molti aspetti che sono stati toccati. Quindi lascio la parola a voi se lo desiderate, naturalmente. Non mi rivolgo a Nello Peterossi, che ci ha raggiunto da poco, e le ringraziamo anzi per la sua presenza, perché i suoi impegni, come abbiamo già ricordato prima, gli impedivano di essere qui prima, e lo saluto. Prego, si accomodi. Vuole accomodarsi? Così riusciamo anche a beneficio di chi ci segue non in presenza a rendere conto del dibattito. Prego. Mi si accomodi.
Lei ovviamente ha detto che la crisi economica ha dato una spallata ad un sistema che ovviamente era già in crisi. A me è interessato molto il titolo proprio di questo primo ciclo di seminario, perché mi ha ricordato un libro di Paolo Grossi, Europa del diritto, Europa dei popoli, che ho avuto il piacere di studiare all'università. E lì si faceva, riferimento proprio a questa comune tradizione europea che poi è sfociata nell'Unione Europea. Ovviamente anche nella dichiarazione Schuman detto creiamo l'unione economica e poi per soprattutto unire i popoli ed evitare che si facciano la guerra. Quindi la matrice non doveva essere quella economica. Poi ovviamente quella economica è quella che si è sviluppata di più perché c'è maggiore interesse, l'interesse che sposta ovviamente politiche, la creazione di determinate istituzioni, anche ovviamente quindi ha spostato tutto l'apparato economico, cioè ha orientato insomma lo sviluppo economico piuttosto che quello sociale. Quello che è mancato è proprio l'unione di popoli e l'unione che vediamo oggi con la Brexit, che da un lato magari ci sono le nuove generazioni, la generazione Erasmus che mi piace definirci così, molto più propensa all'apertura verso gli altri popoli, e dall'altro lato le forze reazionarie che comunque vedono il fallimento di quello che è stato fatto e soprattutto il fallimento economico, perché da questo punto di vista è innegabile che lo Stato, che sia, lei ha fatto riferimento agli Stati Uniti, lo Stato ha perso quel suo potere di incidere anche sulla crisi economica. Leggevo questo scritto di Bauman nel quale diceva nella crisi del 29 lo Stato facendo investimenti pubblici riusciva a risolvere i problemi di occupazione. Oggi invece qualunque Stato, che sia all'interno dell'Unione Europea ma anche all'esterno, deve confrontarsi con forze che sono sovranazionali, e quindi da questo punto di vista i singoli Stati non riescono, dal punto di vista delle organizzazioni internazionali, faccio riferimento all'ONU, a gestire questa situazione che è una situazione politica e non di diritto internazionale, quindi dovrebbe essere, a mio modesto avviso, affrontata proprio con un governo internazionale che inizia a dire, internet diciamo per me è l'emblema assoluto ed essenziale, cioè è anche la sintesi della globalizzazione, serve una regolazione e serve una politica internazionale che ovviamente gli stati attualmente non hanno potere di fare, e diciamo è anche difficile immaginare un governo che possa dettare le regole uguali in Cina come in Europa, come negli Stati Uniti. E quindi da qui il dilemma sul quali strumenti utilizzare, perché poi il diritto sappiamo che è qualcosa. Si parla oggi di riemersione dal basso del diritto, se guardiamo le autorità indipendenti, la complessità della società impone non più regole dall'alto, ma regole che derivano dalle singolarità, e quindi la situazione non saprei come immaginare se non un nuovo sistema, un nuovo modo anche di ripensare tutta la società e tutto diciamo il complesso di stati, popolazioni e uomini che si trovano a confrontarsi ormai con una società che ragiona a 360 gradi. Questo non so, la problematicità che volevo sottoporle. Bene, diciamo la quantità di problemi irrisolvibili si è ulteriormente accentuata. Scusi. Sì. Dunque, la crisi economica ha fatto emergere una precedente crisi. Io in realtà non la intenderei in questo senso, perché
diciamo, il processo di costruzione europeo ha attraversato molte crisi, ovviamente, nella sua storia. Pensiamo a quella del 65-66, della sedia vuota, De Gaulle, eccetera. Ma in realtà l'elemento, diciamo, di cui si può rendere colpevole il processo evolutivo europeo non è tanto quello della crisi, perché poi dalle varie crisi l'ordinamento europeo è riuscito a uscire sempre più rafforzato, e ovviamente noi speriamo che accada ciò anche in questa odierna, che sembra particolarmente violenta, ma nel fatto che l'ordinamento europeo è un ordinamento che è rimasto a mezza strada, per così dire, cioè si è ragionato molto, appunto, sulla originalità del disegno, la forza di questa organizzazione diffusa, che di tipo composito, che, diciamo, con il principio di sussidiarietà mantiene la forza degli stati nazionali, eccetera, e probabilmente è stata la miglior costruzione possibile per il processo storico-politico che si è attraversato. Ma poi il problema è che nel momento in cui si è sviluppata la crisi economico-finanziaria, questo modello dei vasi comunicanti con la zona euro, altri tipi di partecipazione, eccetera, sono venuti al pettine tutti i nodi problematici. Quando, diciamo, l'ordinamento europeo nasce, come ha ricordato il vostro collega, con l'obiettivo primario della pace. Certamente l'obiettivo iniziale non era quello del mercato, nasce con l'obiettivo di garantire la pace duratura, e questo è un obiettivo indubbiamente conseguito. Cioè, noi possiamo godere, e questo i giovani non devono mai dimenticarselo, abbiamo attraversato il più lungo periodo di pace, uno dei più lunghi nella storia d'Europa, e questo obiettivo è stato, per così dire, lasciato per altri lidi quando è stato considerato un risultato del tutto consolidato. Cioè 1989 ovviamente è un anno, una cesura fondamentale. A quel punto la pace viene considerata un risultato raggiunto e consolidato, e si costruisce invece in un'ottica diversa. Non a caso è in quegli anni che si sviluppa negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, nei primi anni Ottanta, un passaggio fondamentale in ottica neoliberista, e bisogna dire che, con tutti i difetti della costruzione ordoliberista, però l'ordoliberismo dei primi decenni del secondo dopoguerra aveva consentito un certo equilibrio nei rapporti tra economia, politica e diritto. Il momento in cui si rompe questo equilibrio è proprio quando arrivano queste tendenze neoliberiste, in particolare negli anni 90 del secolo scorso, nella costruzione europea con particolare forza.
Ora, è chiaro che quale sarebbe la soluzione ideale? Sarebbe un governo del mondo in cui si riesca a regolare, quindi il diritto riesca a comporre queste forze violentissime dell'economia che, come è stato detto, diciamo, sono anche più forti delle possibilità degli stati più forti. E tuttavia qui io, per quanto diciamo propenda per visioni di carattere ottimistiche anche un po' utopistiche, qui siamo diciamo ancora molto lontani, ho l'impressione. Mentre invece a me sembra appunto che gli stati da soli possano ben poco e che occorra guardare quantomeno in un'ottica regionale continentale che però intenda affrontare il problema. Questo è il punto sicuramente significativo. Siamo a un momento in cui non può più, diciamo, assumersi una posizione attendista, ma occorre diciamo costruire delle politiche che siano orientate ovviamente alla salvaguardia delle esigenze economiche, ma anche a quelle dei diritti sociali, quindi a un bilanciamento. Quale sia la ricetta è molto difficile dirlo, ma questa penso che sia l'unica direzione attualmente possibile, in un processo che è estremamente disgregato e frammentato, ovviamente. Adesso bisognerà vedere dal punto di vista politico se questi segnali, alcuni piccoli segnali positivi dall'est europeo, poi trovino una certa continuità, oppure se un possibile primo sviluppo possa essere quello di alcuni paesi, in particolare quelli con maggiori tradizioni di carattere costituzionale, che possano cominciare a costruire insieme un percorso. E da questo punto di vista, io però su questo mi vorrei fermare domani, bisogna tenere in considerazione che in ogni caso il diritto e la forza del diritto è un elemento che può avere qualche possibilità di incidenza, e quindi il costituzionalismo democratico, per come si è costruito e l'abbiamo conosciuto nel corso dei secoli, potrebbe ancora forse avere una voce, anzi si spera, avere una voce in capitolo nell'affrontare questo periodo sicuramente molto delicato che ci attende. C'è qualcun altro che vuole intervenire? A cui lascio volentieri la parola se desiderate. Prego, si vuole accomodare. C'è forse un passaggio che un po' mi sono persa. Quando fino alla fine del suo intervento lei ha parlato di giurisdificazione dell'economia, cioè il fatto che si utilizza alla fine l'inquadramento giuridico per far passare una certa politica. Quindi l'utilizzo della razionalità economica e il rapporto con il quadro giuridico. Quindi questo passaggio, lei ha parlato che c'è una nuova governance, quindi vorrei o una ripetizione, sì, di questo passaggio, o qualche esempio magari che possono, sì, aiutarmi. Grazie. Diciamo che questo si avverte soprattutto nelle
nelle costruzioni che sono state tentate, nelle modalità di affrontare la crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, si sono una serie di diciamo profili e parametri che contraddistinguono caratteristici delle riflessioni soprattutto scientifiche e economiche, sono stati poi tradotti in strumenti di carattere giuridico. Da questo punto di vista questi elementi appunto di combinazione hanno portato a giuridificare delle costruzioni che sono appunto di matrice economica e quindi a spostare, diciamo, la natura di questi elementi che sono prettamente di carattere empirico, che mirano a conseguire dei risultati di tipo economico, in norme giuridiche. Questo processo di giuridificazione però finisce, è stato detto, anche per indebolire la matrice teorica economica di questi appunto di queste concezioni, perché nel momento in cui si traducono in norme giuridiche acquisiscono la forma del diritto e quindi entrano a far parte della legalità formale, ma in un certo senso poi sono cristallizzate e diciamo sono diciamo a quel punto consolidate sul piano giuridico, tanto che poi per modificare questi assetti occorre andare a modificare l'impianto giuridico stesso. Quindi questo per dire che quando si combinano delle finalità diciamo di diversi obiettivi scientifici e costruzioni scientifiche, il rischio che si corre è quello di creare degli assetti che fanno tradire diciamo quello che è lo scopo stesso della scienza e della finalità della materia stessa. Questo l'ha spiegato appunto abbastanza bene in un saggio recente uno studioso che si chiama Kilpatrick, che appunto fa riferimento a una sorta di legalità liminale nello spiegare quali sono stati i processi, diciamo, economico-giuridici nel affrontare le crisi di alcuni stati degli anni più recenti. Però si può leggere a questo, secondo me, anche per gli anni precedenti, cioè quando si sono invece impiantati in campo giuridico diciamo le principali fondamenta dell'ottica neoliberista, diciamo. Questo è un processo sempre tortuoso e che può dar luogo a distorsioni. Posso intervenire un secondo su quest'ultima domanda e soprattutto sul poi ragionamento che ne è seguito, salvo naturalmente ridare subito la parola a chi volesse intervenire. La richiesta di chiarimento, di esemplificazione o di appunto ulteriore attenzione su questo punto che è stata fatta mi sembra molto importante, perché in fondo si può dire che questo sia un caso di scuola di quel difetto genetico di cui ci ha parlato prima. Io all'inizio avevo esordito dicendo è utile ragionare in termini di genealogia della crisi, abbiamo avuto addirittura un'analisi genetica del genoma dell'Unione Europea e non soltanto una genealogia della crisi, e in fondo il difetto genetico
costitutivo, genetico è un termine impegnativo che tu hai usato perché vedremo se riusciremo a correggerlo, è il difetto di sostanza politica, che a valle si traduce in un fenomeno di, appunto, di ossificazione delle regole giuridiche in una pura strumentalità economica, e l'intervento che credo sia stato fatto un attimo fa era ispirato a questo tipo di intuizione, e il chiarimento era ancora più esplicito. Beh, questo poi lo trattiamo in particolare domani, nel mettere a confronto gli elementi degli sviluppi tecnici, sì, quindi il cosiddetto deficit democratico, rapporto tra... Non voglio anticipare nulla, però il filo che cercavo di dipanare nelle tue riflessioni di oggi, in realtà, per capire se ho ben compreso e per sollecitarti partiva da questo, perché il deficit di sostanza politica non è un evento che è stato originario, fondativo, genetico, appunto, neanche genealogico dell'Unione Europea. Non è un evento naturalisticamente dato, è esso stesso frutto di una volontà politica e di una sostanza politica che è stata a monte la ratio, quella sì veramente politica, che ha portato poi il modello funzionalista, come tu l'hai definito, o neofunzionalista, ma quello della public choice alla fine dà esiti assolutamente assimilabili, che noi oggi viviamo e di cui... patiamo alcuni effetti collaterali, per usare un eufemismo. Quindi in realtà il deficit di sostanza politica è evidentemente, come sempre accade, esso stesso un'opzione politica, la più brutale forse delle opzioni politiche, ed è forse proprio il germe che sta alla radice di questa ricostruzione che tu hai fatto molto intelligente nel tenere insieme fenomeni complessi su cui la banalizzazione è sempre dietro l'angolo, non oggi, e cioè l'idea secondo la quale la crisi sia una crisi di tipo nazionale o nazionalista o populista, come un virus che inspiegabilmente, in modo però simultaneo e democraticamente, questo sì, diffuso in tutta l'Unione Europea, parte della dimensione nazionale e contagia l'Unione. Si potrebbe dire forse che è vero l'inverso, o che quello che noi consideriamo una causa è in realtà un sintomo, presumibilmente, della crisi, prodotto, diciamo così, un effetto della crisi, prodotto genealogicamente o geneticamente parlando da questa premessa. Ecco perché prima, in maniera un po' disperante, dicevo che il titolo della tua conversazione di oggi e domani si potrebbe tranquillamente leggere senza punto interrogativo, ma è una precostituzione di prove a favore, quindi mi fermo qui. Perché ti chiedo questo, e mi scuso se alimento il dibattito con una domanda un po' troppo lunga, perché al di là del fatto che, appunto, è forse utile riaffermare, almeno io la vedo così, che non c'è nulla di, appunto, naturalisticamente dato e spontaneisticamente autoprodotto in un'opzione di questo genere, che è stata l'opzione vincente fra molte altre opzioni possibili e poi ha prodotto le sue conseguenze, come era legittimo intuire. Questo ci dà modo di leggere molto chiaramente la bidirezionalità nella quale si può e forse si dovrebbe leggere il fenomeno della crisi dell'Unione, con l'insorgenza, come evidente, dei populismi, che sono molto più strettamente collegati nelle due direzioni, caso effetto, di quanto non sia spesso sottolineato nel dibattito pubblico. E sottolineo questo aspetto della tua ricostruzione, che mi è sembrata molto efficace da questo punto di vista, perché tu sei partito parlando menzionando l'allargamento est dell'Unione Europea, che è un tema che è rimasto sullo sfondo, e accanto al tema dell'allargamento est hai parlato della questione dei migranti e della questione dei diritti sociali. Credo che quella posizione iniziale del problema, come confine che hai tracciato, per il perimetro che hai tracciato per la tua riflessione, sia molto importante e sia molto più di uno sfondo rispetto a quello che poi hai costruito successivamente, perché migranti e diritti sociali sono i due aspetti rispettivamente esterno ed interno della crisi dell'Unione Europea, che non si comprende se non si guarda ovviamente quello che è all'interno dell'Unione Europea, ma anche e soprattutto proprio nella logica della crisi cosmopolitica, qui invece facendo il primo intervento, non si comprende se non si guarda quello che c'è fuori dall'Unione Europea, perché tu hai citato l'89. L'Unione Europea nasce o comunque consolida una certa idea di sé abbattendo muri, ma noi oggi abbiamo esattamente est, e non solo est, un perimetro geopolitico, è un termine che è stato disseppellito dall'oblio novecentesco e da tutti i gravami in cui era caduto, che oggi si definisce attraverso i confini. Cioè, noi abbiamo
confini sostanzialmente militarizzati dell'Unione Europea, che invece nasceva con un altro ideale forse, in una logica securitaria, protettiva e assolutamente mortifera dal mio punto di vista. Ecco perché tu parlavi molto giustamente prima di crisi di solidarietà, e allora la domanda è, sia all'interno che all'esterno, tanto in termini di appunto questione dei diritti sociali, tanto all'esterno nei confronti delle politiche migratorie, che sono di carattere appunto ben definite dalla militarizzazione dei confini, non c'è bisogno credo di aggiungere altro, perché è una constatazione, è un dato di fatto. La domanda è, non temi che la questione dell'argomento del periodo più lungo o quasi che abbiamo vissuto di pace rischi di svuotarsi pesantemente nel momento attuale che stiamo vivendo, o peggio di diventare meramente retorica, perché il tema della solidarietà può essere declinato come originariamente nella mente probabilmente di Schuman era in riferimento alla molto vicina e molto presente guerra, però poi è scoppiata la pace e in questi lunghi decenni di pace il tema della solidarietà, che ha impegnato molti di recente, è stato pericolosamente latitante. Vivere la Costituzione, che era il ciclo dell'anno scorso, abbiamo ricordato prima, era idealmente intitolato, non solo idealmente, insomma era stato pensato e costruito in ricordo di Stefano Rodotà, che sulla solidarietà ha scritto parole e pagine molto belle proprio negli ultimi anni, e la radice della solidarietà, o meglio del solidarismo, è come tutti ben sappiamo in una certa pista soprattutto francese, ma non solo, insomma fine ottocentesca, perché la solidarietà si esercita concretamente attraverso i diritti sociali e nei corpi intermedi, cioè i due punti di caduta e di svuotamento drammatico che viviamo sia a livello di Stato-Nazione, come tu hai detto prima, sia a livello di Unione Europea. Quindi forse questo difetto genetico, che ripeto è stato non un mero accidente della storia, è proprio il punto che tiene insieme tutta la costellazione che tu hai tracciato molto chiaramente. Quindi forse l'argomento della pace rischia di essere un po' inefficiente rispetto al fatto che appunto pur in tema di pace si possono vivere dimensioni della crisi molto molto profonde, come è quella del tema della solidarietà, che secondo me è assolutamente centrale in quello che hai detto, però forse è una costruzione pessimistica. No. Dunque economia e politica sono sostanzialmente non scindibili, nel senso che vanno insieme e procedono diciamo congiuntamente, e tuttavia qui il problema è, come avevo evidenziato, che le politiche di carattere economico orientate appunto alla costruzione del mercato comune, poi sono state costruite soprattutto con l'apporto di competenze tecniche a livello europeo e ovviamente con l'apporto anche dei singoli stati nazionali sempre a livello europeo, mentre sono state poi lasciate al livello degli stati nazionali le politiche sociali. Questo perché le politiche di coesione a livello europeo non hanno raggiunto i risultati che ci si sarebbe potuti attendere. Quindi da un certo punto di vista questa scissione tra politiche di carattere economico, soprattutto orientate poi a parametri di tipo tecnico, e politiche sociali che poi si sono viste fortemente vincolate dal raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica, ha aperto una voragine che ha appunto prodotto poi l'effetto che abbiamo descritto, e cioè che appunto negli stati si avverte questa disconnessione, proprio perché quegli obiettivi di carattere economico non consentono, o almeno il cittadino non ne avverte poi gli effetti,
di garantire dei risultati in termini di eguaglianza, solidarietà e soddisfacimento dei diritti sociali. Quindi certamente questo è uno dei problemi, forse il maggiore tra i problemi che attualmente stiamo attraversando, e quindi probabilmente una delle angolazioni con cui bisogna guardare al fenomeno può essere quello appunto di modificare, adesso bisognerà vedere in che senso, l'assetto non soltanto strutturale dell'ordinamento europeo, ma anche ad andare a incidere sul quadro delle competenze per poter avere delle politiche di carattere sociale più paradossalmente di cui si occupi maggiormente il livello ordinamentale europeo, perché una delle cose che appunto si sentono in questo periodo è che l'Unione Europea dovrebbe occuparsi di meno temi e diciamo avere meno funzioni al proprio arco, e invece forse uno dei possibili tentativi di riforma potrebbe essere invece quello di avere maggiore spinta, maggiore integrazione europea, non soltanto sotto il profilo delle politiche fiscali, dell'unione fiscale, bancaria, eccetera, ma anche maggiori interventi, quindi maggiore intervento della politica a livello europeo sotto il profilo dei principi di solidarietà e della coesione sociale. Sì. L'ultima parola poi mi taccio, scusate, ponevo l'accento sul tema della solidarietà perché l'analisi costi-benefici e l'imperativo criterio dell'efficienza mal si conciliano con il principio ovviamente, di solidarietà, certo. Pur ampiamente sbandierato in tutte le carte fondative che tu hai giustamente ricordato, perché quel tipo di parametro, che è un parametro dell'elite burocratico che discende dal neofunzionalismo ortodosso, come ben sappiamo, ricorda un po' quel modello in cui si privatizzano gli utili e si socializzano le perdite, e i risultati sono quelli che oggi viviamo, quindi una riforma strutturale che intervenga sul genoma. Sì, però non voglio... Il problema di fondo è capire poi i singoli stati membri dove vogliono andare. Quanto cioè, si sentano di vivere la solidarietà? Se l'Unione sia dettata più dall'intenzione di perseguire dei risultati comuni di tipo economico, perché appunto da soli si è molto piccoli e deboli, e invece in ottica continentale si è un soggetto, un interlocutore più forte dal punto di vista economico, e allora probabilmente gli orizzonti potrebbero non essere così lunghi, oppure se invece si intenda costruire qualcosa di più complesso, e quello potrebbe essere l'obiettivo. C'è un intervento, mi pare. Prego. Un contributo alla migliore interpretazione di se stessa. Il fatto è che lo smantellamento dello Stato sociale sembra quasi essere la diretta conseguenza della rincorsa dell'Unione Europea e di tutti gli Stati a, diciamo, alle economie emergenti che riescono ad offrire tanto lavoro, cioè c'è anche questo discorso a fare, perché se non vengono riconosciuti gli stessi diritti dei lavoratori in Europa, le aziende delocalizzano, quindi vengono a vendere prodotti che magari venivano fatti qui, cioè il problema è anche da questo punto di vista, cioè bisogna confrontarsi ovviamente tutti uniti con una superpotenza che hanno la Cina e l'India, 2 miliardi di persone ciascuna, e che se non rispettano anche loro dei standard minimi di tutela è impossibile che noi, poi finisce un discorso politico, però diventa impossibile per lo Stato garantire
quindi diritti sociali minimi, assistenza, istruzione, lavoro, che sono i principi fondanti del vivere senso. Io sono d'accordo. L'accenno che facevo prima all'idea di contestualizzare anche al di fuori i nostri confini era esattamente in questo senso. Chiarissimo. Vogliamo lasciare la parola sì, al collega? Sì, ovviamente gli stimoli sono stati tantissimi. La prima cosa che mi ha colpito è questo passaggio che lei ha sottolineato, appunto, dal plebiscito dalla partecipazione democratica al plebiscito, e come ancora, diciamo, oggi tra le possibili soluzioni della Brexit ci sia quello di richiamare nuovamente il popolo inglese a votare, a esprimersi su questa cosa, o come anche a livello nazionale la soluzione di alcuni problemi gravi o comunque difficili vengano visti come risolvibili da parte del plebiscito, fondamentalmente, o comunque lo strumento referendario. La stessa TAV, che, diciamo così, divide il nostro attuale governo, viene visto un problema risolvibile da parte del referendum. Lei invece, diciamo, come domanda, l'aspetto, diciamo, positivo, e quindi la possibile soluzione positiva all'Europa, ovviamente, secondo lei deve passare da una riscrittura dei trattati, da una revisione dei trattati, e questa revisione può essere fatta dal futuro Parlamento europeo, che si accinge, diciamo, a sedersi a Strasburgo e a Bruxelles con forti caratteri nazionali e sovranisti. E poi, diciamo, invece sull'uso dello strumento giuridico mi colpisce molto come per esempio l'hard law venga usata per quelli che sono i diritti economici, mentre per i diritti sociali sia sempre lo strumento la soft law. Forse questo famoso quarto pilastro europeo, che deve prendere forma e che si aspetta, può segnare un passaggio un po' tra questi due strumenti giuridici. Giustamente. Anche perché, giusto per chiudere, anche perché per esempio il riferimento internazionale adesso è la Carta Sociale Europea del Consiglio d'Europa, che comunque però rimane uno strumento che non è fondamentalmente vincolante, quindi presenti tutte quelle debolezze che sono proprie di questi degli strumenti di soft law. E l'ultima cosa, invece, ieri sentendo Juncker intervistato da Fazio, mi ha fatto venire in mente, diciamo, delle cose che oggi lei ha proposto, come quello del senso buono nel senso del sì, diciamo buono, come appunto anche la dichiarazione Schuman sia fondata su questa paura di questa lotta franco-tedesca, come sia necessario questo motore franco-tedesco per portare avanti l'Europa, e come invece forse oggi sia proprio lì quel problema, il voler dare, il considerare super partes questi due stati rispetto a tutti gli altri, e quindi un'integrazione europea che debba forzatamente passare prima da un binomio, diciamo, da una cooperazione franco-tedesca, e poi possa essere allargato a tutti gli altri stati. Non è anche questo un limite proprio dell'integrazione europea? Dunque, ovviamente. Grazie. Il passaggio ideale potrebbe essere quello della revisione dei trattati, però lì appunto il problema è di vedere se si raggiungerà con seguito delle nuove elezioni si possa raggiungere un grado tale di consenso da poterli poi rivedere in senso utile, e bisogna, diciamo, potrebbe non essere così, quindi bisognerà vedere quale sarà l'esito delle prossime elezioni europee. Io, come ho detto, penso che una possibile strada, e questo è, diciamo, è chiaro che le posizioni di Germania e di Francia sono sempre state molto importanti per il percorso europeo, possa gradualmente essere costruito attraverso un primo gruppo di paesi che però abbiano intenzione di andare seriamente verso una soluzione
una soluzione comune che sia fortemente orientata anche a tenere dentro le politiche sociali. Mi pare difficile riuscire a costruire un futuro europeo senza Francia e Germania. Ovviamente altro è la circostanza che un paese in particolare diciamo si ponga con una posizione di carattere egemonico sugli altri. Questo certamente non potrebbe essere un buon avvio. Posto il fatto che diciamo il rapporto Francia-Germania è storicamente un rapporto dialettico. Nella stessa dichiarazione Schuman del 1950, a un certo punto si diceva: la Francia, facendosi da oltre 20 anni antesignana di un'Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace, e tuttavia proprio da le particolari incombenze che derivanti dai trattati di Versailles poi si erano poste le premesse per la Seconda Guerra Mondiale. Quindi è chiaro che quel nodo dei rapporti Francia-Germania è un rapporto molto importante, ma un futuro, diciamo, positivo della costruzione europea non può certamente partire da posizioni di carattere egemonico, e non può neanche limitarsi alle posizioni di questi due paesi con futuri affiancamenti. Quindi occorre, a mio avviso, partire da un nocciolo duro di paesi che abbiano o che ritengano di avere una posizione comune sia sulle questioni di carattere economico, in particolare di carattere fiscale e bancario, ma soprattutto su quale possa essere la direzione verso cui andare per quanto riguarda le politiche sociali. Sono d'accordo che ovviamente fuori dal continente europeo c'è un fermento che non va in questa direzione, ma la storia d'Europa, non a caso in quei preamboli si parte sempre da queste premesse, magari poi non coltivate a dovere. La storia d'Europa si è costruita su questo, la storia degli ultimi secoli quantomeno, e se non si potesse costruire in questo senso, allora appunto prevarrebbero le idee di chi ritiene che ci siano poi poche speranze per il futuro. Grazie Aldo. C'è qualche altro intervento? Nello, se vuoi dire una parola di saluto conclusivo? No. No, noi ti ringraziamo per essere riuscito ad arrivare. Ma il partimento durano pure 4 ore. Più ci vuole un'ora per fare Salerno-Napoli, quindi per cui è un saluto, un ringraziamento da parte dell'istituto. Grazie è mio, a voi. Diciamo. E, però colgo l'occasione della discussione per dire qualcosina. Ho capito dalla coda della presentazione e dalla discussione medesima che si è trattato, e del resto una cosa non mi sorprende, di una presentazione molto ricca e molto equilibrata, anche che non ha lesinato critiche, non ha evitato di mettere in evidenza i problemi. Nel dibattito ho sentito anche invece molta, così, molte aspirazioni, diciamo. Ecco, io faccio un dico questo, che non è, o comunque diciamo così, una dimensione esigenziale dell'Europa, dello sguardo verso l'Europa. Penso che sia
Però non sia questo il modo per volerle bene, per difenderla realmente, quello che c'è da difendere, e soprattutto per incidere sulla realtà, per porsi seriamente il problema dell'effettività. Dico in modo sparso alcune cose. Il libero movimento dei capitali come principio assoluto non è un dato naturale, esattamente come non è un dato naturale quello per cui per il funzionalismo. Se esiste il diritto assoluto di movimento dei capitali, che storicamente appunto non è esistito in altre fasi, tutta la fase di Bretton Woods si fondava sul controllo del movimento dei capitali, non ci può essere democrazia politica ed economica, nel senso che gli stati possono solo fare quello che il libero movimento dei capitali impone, ovvero tagliare le tasse, svalutare il lavoro e spesso offrire condizioni ambientali favorevoli a qualsiasi sfruttamento per attrarli questi capitali. E bisogna dire la verità, e cioè che lo Stato sociale di diritto si è fatto in Europa, diciamo anche un po' altrove in parte, ma soprattutto nel mondo occidentale, sulla base degli accordi di Bretton Woods, che non prevedevano tutto quello che voleva Keynes, e cioè anche quel meccanismo famoso compensativo col bancore, che avrebbe, cioè con una moneta virtuale, ma che prevedeva un'unità di conto e prevedeva dei meccanismi sanzionatori di fronte ai surplus commerciali, che sono degli strumenti di guerra. Cioè, se non guardiamo, perché sennò pensiamo che sia, come dire, le esigenze, la retorica, le aspirazioni, poi se uno va a vedere dietro trova degli elementi materiali. Certo che all'inizio c'erano anche, c'è l'afflato del mai più, anch'io l'ho scritto, c'era il mai più, però insieme c'era l'economia incapsulata nello Stato e soprattutto una sfida che veniva da Est, e che era una sfida non solo, oddio, brutto il baffone, no, era una sfida a essere migliori. Cioè era anche una grande speranza che ha mobilitato risorse, energie e conflitto, e che ha indotto il capitalismo a un compromesso con la democrazia. Questi elementi, quindi l'elemento materiale, gli interessi materiali, io vedo questa separazione fra interesse materiale e simbolico, mi sembra un problema gigantesco, e che mi pare molto presente in questo sguardo così afflatistico nei confronti dell'Europa. Ecco, io voglio meno afflati e più analisi realistica. L'analisi realistica, e questo è un discorso che faccio nel dibattito, lo faccio anche mettendo, come dire, non è una critica Aldo, di cui ho sentito un pezzetto e peraltro conosco in parte le posizioni, per cui so che sono posizioni critiche molto equilibrate. Io vado, anche perché il mestiere nostro, di quelli che coltivano la filosofia, è quello di rompere le scatole, per cui bisogna un pochino fare degli interventi a smuovere, però penso che in questo nodo qua dell'elemento realistico, diciamo così, poi si potrebbe fare, mi limito, insomma, infiniti altri discorsi, sia paradossalmente l'elemento decisivo dal punto di vista della elaborazione di un pensiero critico e di una politica critica, anche perché poi dietro il diritto c'è la politica, cioè non, è inutile che noi possiamo arrampicarci quanto vogliamo, ma se il diritto non è il costituzionalismo anche democratico, su cui sono totalmente d'accordo, che è una grandissima conquista, non è sostenuto però dalla politica e dalla politica che sta in un rapporto con l'economia, inevitabilmente è anche difficile arrivare a una dimensione di regolazione istituzionale, giuridica, perché quella è una, diciamo, è uno strumento importantissimo, ma è un risultato, deve essere sostenuta, e questo mi porta a dire anche, chiudo su questo, quindi insomma c'è un problema di spostamento di rapporti di forza, di rendersi conto che gli stati esistono e ce ne sono nel mondo alcuni che sono più superstati, ma basta leggere il libro di Grimm, perché insomma non lo devo dire a loro, vi consiglio fortemente, Grimm ha scritto un libretto sulla sovranità che ora verrà tradotto, semplice, di alta divulgazione ma ovviamente molto raffinato e preciso, in cui si fa vedere tutto, alla fine si chiude con la sovranità latente, ovvero la sovranità non sparisce, certo nello Stato costituzionale non è sempre presente, ci mancherebbe, però se serve si deriattiva, però latente non vuol dire che non c'è, eh? È un'altra cosa. E
dice in poche battute in quel libro delle cose decisive sulle illusioni del rito, ah che bello, l'Europa sembra il medioevo, il pluralismo giuridico, il diritto internazionale, no, ridici tre poche battute, il diritto internazionale è frammentato, lì c'era la Repubblica Cristiana, c'è una potenze spirituali e una sostanza di fondo che regge tutto, che qua non c'è, e appaiono le isole, la sovranità insostituita, cioè gli stati di cui si predica la crisi, la morte, la fine, da 100 anni è insostituita. È difficile dargli torto. Gli stati nel mondo ci sono, ma anche in Europa. La Germania è uno stato sovrano, statene sicuri. Tanto è sovrano che gerarchizza tutti gli altri, secondo una loro visione, un loro modello, che è quello ordoliberale, diciamo. Non parlo di mega stati che hanno risorse strategiche, militari e strategiche da poter utilizzare. Questo da un lato, dall'altro si può fare niente, no, si può fare tanto, però forse non il governo mondiale, perché io dico meno male non si può fare, perché chi sarebbe il governo mondiale? Sarebbe una potenza egemone o più potente, oggi per un periodo sembrava proprio una, ora c'è un multiversum, e meglio che, cioè, nel senso è talmente, mi sembra una fuga nell'astratto, io lo devo dire, il governo mondiale è una fuga nell'astratto. È una cosa che, allora, se l'Europa è il decalage, siccome non possiamo avere il governo mondiale, facciamo l'Europa, temo che l'Europa sia o la copertura di cose tremende, o e che finiscono male e che producono quegli effetti, oppure un fallimento comunque, cioè una cosa che non funziona in quel modo lì. Allora, chiudo su questo, mi viene in mente, c'erano due ipotesi, cioè in fondo, da una parte c'era l'Europa dei popoli di De Gaulle, che era un'alleanza politico-militare anche, forse, più o meno, e con alcuni elementi di cooperazione economica, mica poco, ma un'alleanza, era un'idea, che si potrebbe anche riprendere. Oppure lo Stato, gli Stati Uniti d'Europa, cioè un progetto grande, progetto che significa fondare una nuova unità politica, come in una riga e mezzo Grimm dice in quel libretto, ma è poco conta che sia federale o nazionale, unitaria nazionale, che conta, non è quello l'elemento decisivo. Negli Stati Uniti sono stato federale con delle differenze interne notevolissime, con una lingua comune, poi per carità sono arrivati tanti ispanici, ma insomma la lingua era quella, ma ancora di più aggiungo con un bilancio federale cospicuo, è un'unità monetaria non ottimale, questione non irrilevante quella della moneta, è un grande precipitato, tenuta insieme da trasferimenti interni, da assunzione comune dei rischi con l'equivalente dei bond, dice coi bond, con una gestione della moneta comune vera, che ha alle spalle un governo politico legittimato democraticamente e un bilancio federale di circa il 30%. Grazie, funziona più o meno, diciamo, poi a me restano, io sto sempre sulla linea hegeliana, mi sembra sempre un po' lo stato di natura, però capisco che ha un senso. E per non parlare della religione civile, tutte quelle belle robette là. E we the people, no? Dobbiamo aggiungere qualcosa, il momento fondativo che la grande rottura è una rottura orizzontale con la madre patria, la conquista, la frontiera, cioè il sangue fondamentalmente, cioè volendo se andiamo sugli elementi storico-culturali, perché, ma mi limito a quelli politico-istituzionali, una roba che in Europa non c'è e in parte non può manco esserci, forse io ci ho creduto molto, però significa attivare una fase costituente, quindi anche forse se vuoi la cosa su cui mi piacerebbe sentire che ne pensa, perché io vedo o c'è la fase costituente, si fa lo Stato federale, chiamiamolo Pippo, ma insomma quello è, oppure c'è un'altra cosa, c'è un'alleanza politica, nelle forme possibili, politica, economica, nelle forme possibili, di cooperazione fra stati, che però poi dopo, non è un caso che la parte sociale gli hanno lasciata agli stati, perché per darla all'Europa bisogna che l'Europa sia un'entità politica vera, che decida di essere una realtà politica, che però significa democrazia, e poi c'è il Tribunale Costituzionale Federale Tedesco che giustamente ti chiede, sì ma su cosa si basa, su cosa si fondano questi trasferimenti, queste condizioni? Visione, cioè è una domanda giusta, perché loro ti dicono, noi siamo la Germania fondata sul principio di sovranità del popolo tedesco, pure voi sareste l'Italia fondata sulla sovranità popolare, però voi siete più, ve ne dimenticate ogni tanto, comunque sono affari vostri, noi continuiamo a porre la domanda fondante, e fanno bene i giudici tedeschi, naturalmente essendo anche quelli forti e che traggono pure dei vantaggi da un atteggiamento ambiguo, perché poi per certe altre cose gli fa comodo altro, sono un po' furbetti, diciamo, però capisco, sa, se uno è forte fa anche il furbo, e sono gli altri che gli devono dire no. Quindi io vedo queste due strade,
o De Gaulle o lo Stato federale europeo, con dei problemi però, con dei problemi legati agli accumuli di artificialità, cioè ce l'abbiamo le risorse storico, il tempo ce l'abbiamo? No, ma è proprio questo il punto, perché io penso di essermi già sbilanciato su questa soluzione seconda, quindi che l'auspicio è quello che si arrivi a uno Stato, appunto, chiamiamolo come lo vogliamo, ma comunque un risultato realmente unitario. E però il problema di fondo è che questo è un processo necessariamente a formazione progressiva, perché non si raggiunge. È stato tentato un, per così dire, superamento di un vallo attraverso il tentativo di Costituzione europea, ed è un processo che è già fallito e che ha prodotto quel fallimento dei problemi consistenti nell'ordinamento. Quindi bisogna capire se ci sono i modi, quali sono i tempi, e sicuramente quello è l'unico risultato possibile, perché io all'alleanza meramente, appunto, di carattere utilitaristico ci credo fino a un certo punto, perché nel momento in cui si perde l'utilità, come si è visto nei tempi recenti, il rischio è che poi salti tutto il, diciamo, la costruzione pluridecennale. Quindi certamente l'obiettivo deve essere quello. Il problema è che non si può raggiungere in poco tempo, e bisogna capire quanto tempo si avrà a disposizione. Questo è il, diciamo, se vogliamo essere realisti, perché ovviamente potrei dire facciamo un'assemblea costituente domani, ma non ci sono le condizioni, proprio perché poi ci sono gli interessi ancora forti dei singoli stati, alcuni con evidentemente delle concezioni ancestrali di carattere egemonico, forse con un'idea ancora viva di Mitteleuropa, e con dei blocchi che ancora esistono. E però ovviamente, se vogliamo proseguire su questa strada in tempi rapidi, occorrerà, diciamo, a un certo punto far riferimento, forse qui, in modo, diciamo, che richiederebbe un minimo di utopismo, alle radici profonde dell'Europa e al percorso che comunque tutta una serie di paesi negli ultimi secoli hanno fatto. Quindi questo è il punto comune. Se vogliamo metterlo a regime, probabilmente questa è la strada. Non si fa in poco tempo, ecco, questo è il problema di fondo. Grazie. Bene, grazie infinite ad Aldo Sandulli per questo bellissimo seminario così stimolante, grazie a chi è intervenuto con le domande, grazie a Nello Preterossi per il suo intervento finale, ero certa di poter avere da lui una parola di pace, che in effetti è arrivata, però Nello ti è... sei stato debitamente stimolato, però vorrei concludere con una cosa di sostanza, si fa per dire, sempre con, come direbbe Vincenzo Maggio, parlando con decenza. Cioè, ti è mancato all'inizio di quello che abbiamo detto oggi, l'elemento della proattività del diritto. È un aggettivo che mi ha molto colpito, che ha usato Aldo Sandulli, che ha a che vedere con il telos, no, di questo utopismo, che penso sia un'utopia che oggi è tornata varie volte, nel senso che Franco Venturi riferiva al 700 riformatore, no? Utopia, ma neanche troppo, è un'idea difficile da realizzare, di là da venire, ma da costruire. E in questo senso un diritto proattivo è legittimo sperare sia pieno di sostanza politica, come anche tu suggerivi. Però per questo, come si suol dire, bisogna vedere cosa ci dirà il nostro relatore domani, e quindi siamo impazienti di sentire la seconda parte di questo seminario. Grazie a tutti, grazie ad Aldo Sandulli soprattutto. Grazie.